Sì, è sempre così che tenti di capire e non è così. Se non pensi che sia un'ora indiana calma, umida e tua, lascia pelle liscia sul tuo viso e mani fresche e occhi sognanti, felici, parlanti. Sì, arriva così, è un'onda futura che passa di qui, resta solo una scia di erba e gaggia. Con Luca Cordero di Montezemolo, con Sergio Marchionne.
perché la vicenda si inquadra a quei livelli, proprio a livelli altissimi della imprenditoria italiana. Per cui quest'uomo che pure risolve i problemi, governa un'azienda, governa un impero di aziende, perché è una multinazionale quasi quella in cui lui opera, davanti ai suoi problemi personali invece incespica frequentemente, è indeciso e non riesce spesso a prendere la decisione che dovrebbe prendere. Ecco, mi anticipi, perché questa è una domanda, è risposta a una domanda che ovviamente diventa poi retorica, nel senso che mi hai già dato la risposta o quasi. Quindi lascio all'autore le risposte e soprattutto a voi, che leggendo il romanzo sicuramente saprete coglierne tanti sottintesi, per cui tutto quanto dice non è mai completamente dichiarato, quel libro non va letto solo in un momento di relax, ma va studiato, va analizzato, perché c'è tanto da scoprire. Tanti sottintesi che attireranno la vostra attenzione e in misura diversa e con diverse modalità, e adesso mi rivolgo agli alunni dell'università della terza età e non a voi, in misura diversa e con diverse modalità faranno ripercorrere a ritroso i vostri vissuti, diversi nei modi di esecuzione, ma sostanzialmente identici. Nel romanzo fa da protagonista il dubbio, il problema. Non è la vita un continuo interrogarsi, un continuo percorrere le strade del finito e dell'infinito. Cosimo Lenucci sembra volare alto e poi, come uccello, vola radente per catturare la sua preda, che può essere il successo o la tranquilla quotidianità, che gli consentono però di continuare a sopravvivere. Ornella si pone non come esperienza altra, ma come problema che intriga, sveglia i sensi e l'immaginazione, tuttavia sconvolge certezze. La conoscenza umana, dice Popper, e anche questo filosofo, se frequentate l'ultimo anno del liceo dovreste conoscerlo, è di natura concettuale e ipotetica e trae origine dall'abitudine dell'uomo a risolvere i problemi in cui si imbatte. Intendo per problema la contraddizione fra quanto previsto da una teoria e fatti osservati. Anche nel romanzo il problema viene eletto a sistema. Romolo, mi permetto di vedere da donna i tuoi uomini e le tue donne. Perché Ornella e Carosina? Forse la tua prima donna e la tua verginità sentimentale? Continuo un attimo. Ornella è meravigliosa. Con la sua rinuncia alla vita affettiva diventa un gigante, un simbolo, vola alto. Ha capito tutto di Cosimo, che non risolverà mai i suoi dubbi. Cosimo, dal canto suo, paga il pedaggio del successo con la sua distrazione verso gli affetti familiari. A te la risposta. Intanto una puntualizzazione. Ornella è diventata Carosina per lavoro, perché ho voluto dare un cenno di speranza proprio per quello che si diceva prima. Canosa è anche centro di immigrazione, ho scoperto qualche volta, perché a Canosa si cominciò ai tempi dell'apertura dell'ospedale, che da terra esclusivamente di immigrazione qualcuno ha cominciato ad arrivare, i medici, gli analisti, gli infermieri. Ma è del sud, Montesacchio, la sua città di origine, non appare soltanto appena, per cui la mentalità canosina. Certo, io l'ho vista proprio come permettetemi questa precisazione. A me è sembrato che Montesacchio sia stata una maniera per glissare la diretta, ecco, e io la vedo così, perché in effetti a tutto tondo appare una donna. Sì, 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 sì.
sicuramente, perfettamente integrata. Ecco, perché lo vista così. Cioè, per esprimere, esprimere il sentire comune, diciamo, sì, di una donna che ha conosciuto, sicuramente Canosa si è realizzata, sì, e dalla quale Canosa, poi scoprirete, tende a non muoversi più, certo, tanto. Quindi sicuramente c'è questo. Cosa posso dire? È un personaggio che ho voluto inserire per animare, per non far diventare soltanto il racconto di Cosimo Renoci esclusivamente un'introspezione psicologica che forse era più presente nel precedente romanzo. Nel precedente romanzo il lavoro di introspezione di Franco Pavone era sicuramente molto più intenso, molto più sviluppato, molto più forse senso unico. Questo è un elemento che è venuto ad illuminare il frizzante grigione della vita di questo manager, perché è un manager. Scusa se ti interrompo, sì, però permetti, io non sono molto d'accordo con quello che hai detto, perché io li vedo di una stessa statura, cioè non mi sembra una presenza, diciamo, come secondo attore. A me invece è sembrata una coprotagonista, cioè praticamente, e di questo mi compiaccio perché, adesso sempre parlo da donna, mi compiaccio perché, ci sono dei passaggi superlativi, riesce veramente a cogliere e a capire quelli che sono i sentimenti più profondi delle donne, la sensibilità, a scandagliare proprio nei recessi dell'animo femminile. E consentitemi, la sensibilità è diversa, mentre la persona è maschio e femmina, la sensibilità invece è femminile e maschile, e perciò sono complementari l'uno dell'altro, insomma, e riesci perfettamente a farlo, per cui campeggia questo personaggio a tutto tondo, proprio si erge nella narrazione e sembra addirittura indirizzare i pensieri del protagonista, che è alto perché è top manager, ma di fronte alla donna poi in un certo senso si nullifica, si nientifica sostanzialmente. Ecco, questa è una mia facciamo così come dibattito a due, poi va benissimo, mi fa addirittura piacere, soprattutto mi incoraggia nei confronti di quello che Donato prima ha anticipato. Vuol dire che allora probabilmente quando mi metto a scrivere la storia di questo personaggio femminile del prossimo romanzo c'è già un approccio, cioè le premesse ci sono, perché non faccia una donna uomo, non parli di una donna, ecco, questo mi fa senz'altro piacere. E direi che la tua analisi mi trovo perfettamente d'accordo, perché ci ho messo abbastanza impegno a cercare di svuotarmi del mio essere uomo maschio e di cercare di capire come una donna possa immaginare o possa vivere sul serio un'esperienza di questo genere, che è un'esperienza abbastanza normale, un'esperienza che partendo da basi comuni, come dicevi, di estrazione culturale meridionale, bene o male va a confliggere, va a interferire con una perfetta integrazione del protagonista, che è diventato sicuramente un uomo, non per noi, è diventato un uomo internazionale, perché è spesso in giro per il mondo, per gli affari, e quindi ha perso molto del provincialismo tipico, che provincialismo che c'è a Canosa, c'è a Barletta, c'è a Bari, c'è a Vicenza, c'è a Treviso, c'è a Milano, perché anche a Milano si può essere provinciali, con buona pace dei milanesi. La padronanza eccezionale. E però si vede a tratti colui che vuol far vedere che è arrivato e che conosce tutto, conosce le raffinatezze degli champagne, dei vini, di tutto ciò che fa parte del mondo bene, della società che conta. Su tutti però, ecco, qui vorrei proprio una particolare attenzione, perché secondo me questo è il punto nodale dell'opera. Su tutti però si erge un solo protagonista, il treno, metafora della vita. Il treno di Paolo Conte,
Il Dove credi di andare di Sergio Endrigo. Donatella e Claudio sono i destinatari della dedica nella prima pagina di questa opera. Dice Romolo, sono due, perché questo non parla in terza persona, è proprio lui, sono due viaggiatori curiosi con biglietto, e quindi viaggiatori, di solo andata, questo a voi giovani, per loro scelta. Anche la vita di Cosimo è un continuo viaggio. Non è forse così anche la nostra vita? E parlo adesso ai miei coetanei, con biglietto di solo andata e non per nostra scelta. Egli, Cosimo, è per sua scelta un appartenente per natura, oppure appartiene a due mondi che vorrebbe si integrassero? In questo il romanzo potrebbe apparire autobiografico. Mi viene in mente Pirandello, che abolisce la quarta parete, quella tra l'attore e lo spettatore, e tutti siamo chiamati dalla vita a recitare una parte o tante. I fotogrammi che la rappresentano non sono che tante tappe di un unico viaggio, quello che egli definisce dei grumi di esistenza, vissuto su due binari, e tutta la vicenda del romanzo si svolge su due binari, quello dell'amore e quello del successo. Però i due binari non sono simmetrici, sono asimmetrici, e questo molto spesso accade. Un viaggio che scaturisce, è quello che io ho colto dal romanzo, da un doppio psichismo che si manifesta persino in doppio linguaggio: il dialetto canusino e il dialetto veneto, l'italiano semplice e l'italiano molto dotto. Che mi dici di questa analisi? Sicuramente c'è, non dico il desiderio di far integrare queste due. La irrinunciabilità è quello che dicevo prima nel mio primo intervento. Sicuramente c'è una parte di me, come dicevo, nel senso che io non posso dimenticare di aver studiato, di essere cresciuto, di essere riformato a Canosa fino a quando sono andato via. Poi è cominciata un'altra formazione. È una formazione che mi ha consentito, grazie a quello che avevo imparato a Canosa, di capire però l'importanza di non rimanere nel mio guscio, ma di aprirmi a nuove esperienze e di capire, c'è una digressione sul relativismo culturale che per me è fondamentale, una specie di credo che io mi porto dietro, mi sono costruito e mi porto dietro, ho cercato di trasferire a molti ai miei figli, prima di tutto, visto che li abbiamo citati, i viaggiatori Claudio e Donatella sono i miei figli che per seguire l'esempio di papà se ne sono andati uno in Germania e l'altro in Francia. E, sì, quindi sicuramente c'è questo tentativo, però non di integrarli, di miscelarli con te basta, ma di coniugarli per crescere insieme, senza abbandonare niente, senza rinunciare, senza rinnegare soprattutto, però con la massima apertura a conoscere che insomma si vive, si può vivere anche senza, che voglio dire, banalizziamo i discorsi, anche senza il pane di Altamura, si può mangiare anche il pane, il corretto di Ferrara, la coppia di Ferrara, piuttosto che la mantovana, piuttosto che, dico questo, ripeto, per banalizzare deliberatamente il discorso, che voglio dire, ognuno di noi ha le certezze estreme nella vita quotidiana, io credo che qualche volta, mentre danno forza, possono addirittura diventare un vincolo eccessivo, un freno allo sviluppo. E ritorniamo al discorso dell'analisi, al discorso, diciamo, sociologico, perché che forse è anche una delle chiavi di lettura di questo mio lavoro, che a differenza del precedente, come si è detto, come ha detto perfettamente Anna, il primo era essenzialmente psicologico, qui la psicologia c'entra e c'entra anche parecchio, però c'è il tentativo di fare un esame
sociologico dell'Italia in genere, dello sviluppo economico del nord e del sud, dei raffronti, senza mettere in conto questa questione. Però per capire che cosa è successo e cosa si può prendere a destra, a sinistra, sopra, sotto, avanti, come confronto, come confronto. Per crescere, perché l'obiettivo, ecco, l'obiettivo non è distruggere, è costruire, costruire, fare, parlare, ma subito dopo che si è finito di parlare, fare possibilmente, ma non nel senso, come dicono quelli che fanno i comizi, fare nel senso concreto. Come un uomo concreto, il protagonista. Detto che leggendo il mio romanzo lei si è ricordata di questa poesia, non so quale dei ragazzi forse la ricorda, domani magari andate a cercare in internet, la trovate facilmente, si chiama Prima del viaggio e ha impostato tutta la vicenda della sua presentazione, tutto il racconto della presentazione su questo, sull'importanza dell'imprevisto che viene a determinare, viene ad illuminare, ad arricchire la vita di questo manager che prevede tutto, salvo che poi succede l'imprevisto, succede la notte di San Lorenzo, succede che arriva Ornella, succede che vuol fare il programma, il megaprogetto per Canosa, insomma, mi fa piacere questa assonanza con... Adesso tu hai chiuso, lei avrebbe subito portato, tu hai chiuso, mi va benissimo. Ulisse è nominato anche, perché Ulisse è un personaggio per il quale io ho un'ammirazione straordinaria, non a caso viaggio continuamente, viaggio ogni volta che posso, e mi sono trasferito 8 volte di residenza proprio per scoprire com'era da un'altra parte. Non aver letto il libro, quindi le mie domande potrebbero apparire anche insignificanti sotto un certo aspetto, però a prima vista, leggendo il titolo, Le lacrime di San Lorenzo, mi sembra che sia un po' in... non sia molto appropriato questo titolo. Ho capito che alcune scene avvengono nella notte di San Lorenzo, però uno che legge Le lacrime di San Lorenzo fa subito un certo riferimento che mi pare non abbia luogo. Altra osservazione che vorrei fare è quella riguardante il personaggio, mi pare di aver sentito, io che non l'ho sentito stasera, e Cosimo Le Noce. Allora chiedo all'autore, è un personaggio della sua fantasia o è un personaggio effettivamente visto? Allora, ok. Infine vorrei ancora chiedere, in un certo senso, a qualcosa ha risposto anche l'autore. Questo romanzo, quanto c'è di autobiografico? Allora, niente, per Le lacrime di San Lorenzo il titolo è il titolo che si dice può avere nessuna attinenza con la storia di questo. I titoli tante volte nascono per i motivi più svariati. Io devo dire che non conoscevo, io da sempre a Canosa, mia madre, i miei nonni, i vecchietti che raccontavano le storie delle antiche, le hanno chiamate sempre solo stelle cadenti. No, vado qui, mi dà fastidio. Scusatemi. Quindi, le lacrime di San Lorenzo, allora, è un espediente che mi sono inventato quando ho scoperto che le stelle cadenti si possono chiamare per 16 se si vuole usare il linguaggio scientifico, o lacrime di San Lorenzo, mi è sembrato molto suggestivo, molto accattivante, e ho sperato che fosse il motivo che destasse la curiosità dei lettori, perché insomma in qualche modo bisogna attirare il pubblico nella trappola, no? Allora diciamo che la trappola che ho preparato per i miei lettori, per i curiosi. C'è una seconda domanda, quella della terza che lo deve rispondere, di autografico. Ah sì, Le Noce è un personaggio assolutamente inventato. Per dire, non è assolutamente autobiografico, io tutto sono tranne che un top manager di un gruppo industriale, che ho fatto il bancario a un certo livello, se volete, ma ho fatto il bancario tutto e basta. Al massimo se andavo a cena non andavo con Montezemolo, ma andavo con i miei figli, con la mia famiglia, quindi non c'è niente di autobiografico. Ci sono però sicuramente riferimenti al mondo che io ho frequentato, perché io ho avuto, per mia fortuna o per mia sfortuna, modo di frequentare personaggi dell'altissima finanza, perché
operando dove ho operato, ho conosciuto i più grandi imprenditori che girano da noi. Quindi conosco questi personaggi e mi è stato facile inventare il mondo che frequenta, il linguaggio che usano, le esperienze che fanno, il modo di vivere che hanno. Quindi ecco questo. Cosimo De Noci, io ho preso un nome di fantasia che non gustasse la suscettibilità, spero, di nessuno, a Canosa, ma un nome che è credibile a Canosa. Cosimo e De Noci, probabilmente ce ne saranno anche 20 o 30 a Canosa. E quindi anche questo, di autobiografico, tornando alla c'è soltanto dei riferimenti al mondo che io, ripeto, ho conosciuto o per l'esperienza diretta o per averlo sentito raccontare da amici, conoscenti, parenti. Sono un pochettino di racconti che mi trascino da quando ero piccolo, così c'è un po' di tutto. E soprattutto, come ho detto, molte cose sono state mescolate fra loro perché fossero il meno possibile identificabili e apparissero però credibili. Ecco, la cura che io ho messo, pur inventando personaggi e situazioni, è che tutto fosse rigorosamente credibile. I posti che descrivo sono i posti veri come sono, da Canosa a Polignano, da Capri a Vicenza e via dicendo. Tutti i posti che ho descritto sono autenticamente veri. Le situazioni inventate, i nomi e i personaggi altrettanto. Altre domande? Sì. Dunque, io volevo dire, io l'ho detto bene, e nel leggere la figura di questo personaggio mi dispiace, ma devo fare una considerazione non nei confronti dell'autore del libro, no, ma della situazione. In pratica molto spesso non ci si ritrova a sentirci dire da con cittadini realizzato almeno fuori, osservano la situazione del mondo, ma mantenendosi a distanza, cioè mai facendosi coinvolgere. Questo è un esempio e non è l'unico esempio. Cioè, il personaggio del libro è proprio questo, parte dalla voglia di mettere su un progetto forse troppo grande. Però mi piacerebbe sapere dall'autore, io non ho visto nel libro qual è stato il risultato di questo tentativo, perché mi è sembrato che ci siano, perché noi abbiamo la Canosa, la cui realtà è in movimento, lento ma in movimento, perché i canosini piano piano stanno prendendo consapevolezza della storia, che forse prima non c'era. Ci sono situazioni, per esempio la Fondazione Archeologica ha fatto un grande e continua a fare un po' di lavoro, nel senso di rendere i cittadini consapevoli del loro passato. Quindi ho l'impressione che questo qua, top manager, quasi che si è voluto togliere uno scopo, perché dice io per Canosa che faccio? Tento di mettere su un progetto grande, ma probabilmente o era troppo grande per potersi incarnare nella realtà del sud, oppure non c'era molta convinzione da parte sua. E questa è la cosa che a noi dispiace, perché probabilmente a noi lo senti, forse non manca lo stile, manca il passo. Qualcuno ci dovrebbe dettare il passo. E il fatto che ci si senta dire continuamente che non si fa, ma questi che stanno fuori, che si sono realizzati, che hanno le possibilità, hanno le conoscenze, fra virgolette, perché certe situazioni si possono realizzare, che cosa fanno? Ho l'impressione che anche questo l'abbia fatto giusto per togliersi lo stato. Sicuramente è condivisibile tutto quello che dici, però il problema è proprio lì. In una frase che hai usato, io in qualche parte del libro, se forse ricordi, devo aver prospettato questa attesa del Messia che normalmente tiene le cose ferme qui. Sono i canosini che devono farle e sono loro che devono andare a chiedere. Se fossero d'accordo con il discorso della consapevolezza, condivido perfettamente, sono il primo a dire che qualcosa si è visto, ho parlato delle lodevoli eccezioni in un periodo di Friuli, anche alla Fondazione Archeologica, quando parlavo delle lodevoli eccezioni. Ma sono loro
che non possono aspettare la cassa del mezzogiorno, che abbiamo visto che non ha fatto niente per 40 anni, adesso dico per dire, per andare in un campo che diventa minato se cominciamo a parlare di politico, di esperienze varie. Non voglio parlare, però un po' questo. Secondo me, sì, secondo me bisogna proprio che le cose che partano di qui, le istanze, e siccome tutti noi conosciamo quelli che in giro per il mondo da Canosini sono stati capaci di realizzare, siamo noi Canosini che dobbiamo chiamare gli altri Canosini a darci una mano, non aspettare, aspettare Upanarid, come dico io nel libro, perché Upanarid dal cielo è una cosa che secondo me paralizza da sempre la vitalità, la vitalità della città, proprio la intraprendeva, la capacità di rischiare anche, è un po' quello che poi sottolineo quando dico una differenza forse c'è tra i veneti, che erano poveri come se non peggio di noi. 50 anni fa i veneti erano poveri più dei canosini, noi avevamo un'economia agricola ricca, in mano a poche persone, tutto quello che vogliamo, ma c'era un'economia ricca, il regno dei Borboni, c'è chi dice che era particolarmente florido, che sono venuti a saccheggiarli, le nuove letture storiografiche, viaggiano in quella direzione, io non voglio fare polemiche con nessuno, me ne guardo bene, però attenzione, i Veneti 50 anni fa, se vi ricordate il film degli anni 50, le cameriere, Marisa Lasio era veneta e stava a fare la cameriera a Roma. Come si chiamava il carabinieri di Pane, Amore e Fantasia? Si chiamava? Sì, era di Vittorio Veneto, il signor Maresciallo diceva, non diceva maresciallo, adesso sono i mestieri che facciamo noi del sud, della Calabria, della Sicilia, il posto fisso dello Stato, i carabinieri, il poliziotto. All'epoca erano loro qualcosa hanno fatto, noi gli mandavamo, mi ricordo mamma, che mi parlava quando eravamo piccolini, l'alluvione del Polesine, il sud ha aiutato il Veneto, ve lo ricordate, era il 56, credo il 56, comunque per dire questo, lì le cose sono cambiate da così a così, non sempre in meglio, attenzione che io non leggo il Veneto, il Nord-Est a modello di niente, però è uno dei paradigmi, diceva, ai quali ci si potrebbe perlomeno riferire per capire in che direzione ci si può muovere e verso quali orizzonti possiamo guardare. Ci sono altre domande? Altri interventi? Volevo dire che il romanzo lo vediamo noi, quindi Umberto, 12 euro e il ricavato lo daremo alla carta per desiderio di Roma. Se non ci sono domande credo che possiamo chiudere. Allora, io ringrazio la professoressa Rubusci perché diciamo ci ha diretto questa serata e in qualche modo ci ha illuminato. Ringrazio Romolo e gli dico che noi ti aspettiamo sempre, quindi anche il tuo terzo romanzo speriamo di esserci tutti. Ansimando, provocando e tutto abbreviando come adorando. Sì.